dell'Expo a Milano quest'anno in rappresentanza proprio come gruppo storico della regione Abruzzo. Allora, ancora la linea Giglio De Mondo. Sì, sono in compagnia di Francesco Giantomassi, responsabile del gruppo Sbandieratori e Musici di Sestiere di Porta Romana di Ascoli Piceno, che si sta esibendo proprio in questo momento. Innanzitutto, la prima volta qui al Mastro Giurato. In questo momento cosa stanno... Ecco, ci illustri un po' l'esibizione. Sì, buonasera a tutti. Sì, è la prima nostra esperienza qui a Mastro Giurato. Ringraziamo chi ci ha invitato. A Lanciano comunque abbiamo degli amici per quanto riguarda il settore gare, però per il Mastro Giurato è la prima volta. In questo momento si sta proprio esibendo il nostro singolista che usa fino a 5 bandiere. I numeri oggi, diciamo, facciamo un'eccezione qui al Mastro Giurato e presenteremo gli esercizi da gara, perché la prossima settimana andremo a difendere il titolo italiano a Ferrara, per cui oggi serve anche a noi come prova per i prossimi campionati italiani, e il pubblico di Lanciano ha il piacere di vedere proprio degli esercizi da gara. Lei poi dovrà dare anche degli input, perché mi diceva che l'intervista, insomma, dovevamo essere piuttosto sintetici, perché? Sì, nella grande squadra, durante l'esercizio della grande squadra, che sarà l'ultimo che presentiamo, dovrò coordinare il cambio delle bandiere, perché verranno cambiate le bandiere durante l'esercizio, cioè passeremo da una a due bandiere a testa, diciamo al volo, senza fermarci. La grande squadra, che è composta da 14 sbandieratori e 20 musici, quindi 34 persone contemporaneamente in piazza. Ci vuole un grande affiatamento, un grande senso di squadra sicuramente. Quante ore vi allenate? Ci alleniamo tutto l'anno, d'inverno ci alleniamo due volte a settimana, all'avvicinarsi le gare tutte le sere. In questo momento, dal giorno di Ferragosto, quindi dal lunedì successivo, ci siamo allenati tutte le sere, domenica compresa, come state vedendo oggi. Grazie, grazie a Francesco Giantomassi, responsabile del gruppo Sbandieratori e Musici Sestiere Porta Romana di Ascoli Piceno. Lo lasciamo perché, come ci ha anticipato, avrà un ruolo proprio nel corso di questa esibizione. La linea al direttore Pacilli. Con gli amici sbandieratori e musici di Porta Romana della Quintana di Ascoli Piceno. Ripeto ancora, campioni d'Italia in carica, e la prossima settimana cercheranno di difendere il titolo a Ferrara.
Un grande applauso anche per la piccola squadra che entra in campo per la sua esibizione. Bellissimo questo esercizio di piccola squadra, sincronismo perfetto. Mi dicono che è l'esercizio più tecnico in senso stretto di tutta l'esibizione. Spettacolare questo volo di bandiere nel cielo della città di Lanciano in questa giornata conclusiva della 34esima edizione del Mastro Giurato. Thank you.
Un grandissimo applauso agli amici di Porta Romana, Sestiere Porta Romana della Quintana di Ascoli. Adesso hanno bisogno proprio di un minuto per il cambio della guardia e assisteremo alla esibizione finale della grande squadra che vi chiedo davvero di non perdere perché è uno spettacolo magnifico. Subito dopo arriverà in piazza il gruppo del Mastro Giurato che è già pronto, è già schierato lungo Corso Trenta Trieste con tutto il gruppo degli ospiti. Approfitto per ringraziare il capogruppo del Sestiere di Porta Romana, Francesco Giantomassi. Allora, mentre continua l'esibizione, momento importante questo, da parte degli sbandieratori e dei musici del Sestriere di Porta Romana della Quintana di Ascoli Piceno, diamo la parola a Gigliola De Mondo per il sindaco di Lanciano. Vai Gigliola. Prima che entri nel clou proprio l'esibizione, come ci aveva annunciato il presidente dell'Associazione Sentieri Culturale Romana, Mastro Giurato Danilo Martisi, ho avvicinato il primo cittadino, il dottor Mario Pupillo, il primo cittadino di Lanciano, per la prima volta in duplice veste anche di presidente dell'amministrazione provinciale di Chieti. Sì, sì, in questo periodo di spending review prendi uno, prendi due e paghi uno, quindi... No, sono contentissimo, una manifestazione sia come sindaco che presidente della provincia di questa 34esima edizione nata con grande difficoltà per i problemi economici che affliggono un po' tutte le manifestazioni culturali abruzzesi, però Danilo Marfisi è riuscito con grande capacità, anche con grande coraggio, a allestire un'altra bellissima edizione. Tante persone in questi giorni ai mercatini medievali e oggi uno spettacolo fantastico a ricordare una parte della storia di Lanciano, delle fiere del Mastro Giurato. Sindaco, io le chiedo adesso di interrompere l'intervista perché ci sarà un momento spettacolare che ci ha invitato il presidente Marfisi a non perdere. Poi lei raggiungerà il direttore Paciglio e potrà continuare a commentare questo evento che sta per entrare proprio nel clou con l'investitura del Mastro Giurato. Perfetto, ci vediamo dopo. La linea al direttore Paciglio e soprattutto alla piazza con questo momento grazie, spettacolare. Signora, grazie. Il cambio di costume. Siamo pronti. Vi ricordo intanto che questa sera, subito dopo la conclusione del Mastro Giurato, parte l'ultima serata della Fiera Internazionale Medievale nel quartiere Lanciano Vecchia. Quindi potete non andare a casa a cena, ma restare con noi nel quartiere e gustarvi di spettacoli e anche un po' di gastronomia. Mi pare che tutto sia pronto. Facciamo ancora un grandissimo applauso a questo gruppo per la prima volta a Lanciano. Siamo onorati di averli e speriamo di rivederci in altre occasioni anche.
Un grandissimo applauso al sestiere Porta Romana della Quintana di Ascoli Piceno. In bocca al lupo ragazzi anche per il vostro campionato d'Italia. Grazie a Francesco Giantomassi, capogruppo.